Albion D si rivede Pasculli e si rivede anche l'Alba dopo lo stop forzato targato Covid. Giornata di recupero e gara di cartello che con le immagini di Claudio Senerchia andiamo a rivivere. Sesto minuto, calcio da fermo. Fabrizi va alla battuta lunga, lunghissima, che va a baciare la traversa. Dal calcio d'angolo seguente poi nulla di fatto e andiamo al minuto 11. Contropiede con apertura a ventaglio rosso-verde a sinistra, dove Icramellà è freddo ad insaccare sec. Un giro di lancette e la veemenza dei rossoneri si materializza dal tacco al piede di Rei, che manda a fil di palo per l'1-1. L'Alba prova a non starci al 17esimo, picone è stilisticamente pregevole ma la conclusione finisce alto. La replica del Lanciano che si fa pericoloso con Rei, Verissimo gli si fa incontro, poi sul pallone interviene Picone a liberare. Primo tempo tutto sommato equo, pesa la traversa dell'Alba d'inizio contesa ma ad ogni modo pari giusto nella prima frazione di gioco. Ripresa ricca, si parte al terzo. Rei, che si prende gli applausi del Biondi quando imbeccato da Priolelli, rovescia e piazza secco oltre il legno traverso. Pochi secondi ed è giallo rigore per il Lanciano. Iseni finisce giù in area, Novelli indica deciso il dischetto ma il collaboratore Abazai richiama l'attenzione del direttore di gara e lo persuade a mutare decisioni. Poi azione manovrata dei padroni di casa che a metà ripresa confezionano un pallone per Bocchio che da attaccante consumato manda D'Imperio in rete. 2-1 e gara ribaltata. L'Alba non ci sta. Torre, minuto 28, va via sul lato corto, centra forte e deciso, ma prima sec e poi un difensore sventano. Si fa vivo il Lanciano che pareggia il conto dei legni. Rei da calcio da fermo colpisce sul volto centrale. Il palo traverso, giallo al 34esimo, quando l'Alba reclama per un fallo di mano apparsi al più evidente. Proteste vivaci, ma per il direttore di gara si può proseguire. E così poi ancora l'Alba per due volte al 36esimo, calcio d'angolo, Neri sotto misura manda il pallone altissimo al 48esimo, di Serafino imbeccato da Icramellà, si infrange su sec. Al quinto dei cinque di recupero, calcio a due in area e il neoentrato Mariano praticamente notifica e chiude la vittoria del Lanciano per 3-1. Mister, è arrivata finalmente anche la prima vittoria in casa per il Lanciano e per, soprattutto per Pedro Paolo Pasculli, prima vittoria dell'anno nuovo. Sì, prima vittoria importante contro una buona squadra, una partita molto molto combattuta e intensa nel primo tempo sia da una parte che dall'altra, e siamo andati anche in svantaggio, abbiamo avuto la forza di lottare per, meno male che abbiamo pareggiato subito, e poi c'è stata una grande battaglia dentro il campo. Io dico la squadra avversaria e noi, quindi penso che una bella partita per la gente che è venuta a vedere, con tanti gol, tanti episodi. Sono contento per la vittoria, la prima vittoria al Biondi per me, per la squadra. Sembra che il Lanciano non vinceva qui in casa da dicembre, se non sbaglio, quindi questi tre punti ci danno molta fiducia per il proseguo del campionato. Allora mister, una partita intensa, gagliarda, che vi ha visti passare in vantaggio, lottare fino alla fine, due decisioni arbitrali dubbie, comunque alla fine avete dovuto soccombere. Due, sì, rimane una buonissima prestazione dove abbiamo dominato per larghi tratti della partita, veramente. Beh, l'errore intanto è stato aver preso subito il gol dell'1-1, perché se teniamo 10 minuti, avevo visto un Lanciano completamente in bambola, la partita la stavamo comandando noi, abbiamo creato già tanto prima del gol, aver subito l'1-1, forse quello è stato sicuramente un errore, così come sul secondo gol. Questo giocatore si è girato, ha fatto gol in maniera troppo semplice, insomma, dobbiamo accorciare prima. È chiaro che gli errori si sono stati, la prestazione è stata ottima, abbiamo creato tantissimo e poi
E poi l'arbitro? Poi mi diventa difficile sinceramente parlare di tattica, di tecnica, mi diventa difficile quando l'arbitro non fischia un rigore del genere a nostro favore. Alla fine vabbè, l'ha messo anche Scipioni stesso, insomma, fallo di mano tutta la vita. Lui già ne aveva fischiato uno a favore del Lancione, clamorosamente inventato. Purtroppo sempre abbiamo a ridire degli arbitri, purtroppo sono loro che prendono la decisione. Prima il rigore a favore nostro, dopo è stato annullato del segnaligna, dopo hanno richiesto un rigore loro, però l'arbitro è il che prende la decisione. Guarda, ti dico la verità, sono arrivato a pensare che ci stesse della malafede, che la partita è stata indirizzata sicuramente,